Ma la terra, appena nata, era disabitata perché era infuocata, ma poi si è raffreddata ed era disabitata. Poi sono cominciati a comparire i laghi, i fiumi e sono come le montagne, ma era disabitata. Poi sono arrivati gli animali, ma l'uomo non c'era. L'uomo non c'è mai stato. L'uomo è arrivato tardissimo, è arrivato 10 miliardi di anni più tardi. Non so se mi sono reso conto di quello che ho detto. Mi spiego meglio. Allora, se noi riducessimo l'esistenza della Terra, ovvero i 4 miliardi e 650 milioni di anni, a un solo anno solare di 12 mesi, da gennaio a dicembre, l'ipotesi è, la vita sulla Terra sarebbe iniziata il 1 gennaio alle ore 00:01 secondo, va bene? Ma l'uomo sarebbe apparso sulla Terra solo il 31 dicembre dello stesso anno, gli ultimi 3 secondi. Praticamente l'uomo è arrivato sulla Terra a ridosso dei botti de Capodanno. L'uomo è arrivato sulla Terra pelo pelo per far trenino. Brasil, la 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 Brasil. Cioè, ma tu pensa, noi crediamo di esserci da sempre, per questo noi viviamo il mondo come se fosse nostro, come se fosse nostra eredità, ce lo passiamo di padre in figlio. Invece in questo capodanno cosmico l'uomo è riuscito in 3 secondi a diventare il padrone della festa, a mangiarsi tutto il buffet senza chiedere il permesso a nessuno, a imbriacarsi come un ciucco, a fare guerre per 170 milioni di morti, e ancora all'uomo non gli basta, a inquinare cielo, terra, mare, nomi, cose e città. Pensa che capodanno di merda che ha fatto passare a tutti gli altri.